Serata conviviale di inizio anno per la squadra e la dirigenza del Venafro Calcio A5 che milita nel campionato nazionale di Serie B. In vista del derby di domani contro l'Isernia, tranquillità e vivacità in una compagine che ha dimostrato di valere, di poter competere e reggere le fila di un campionato difficile nelle prime posizioni in classifica. Come vi state preparando a questo derby? Ma come tutte le altre partite, il mister ce la sta facendo vivere nella maniera più tranquilla possibile, è una partita come le altre. Per quanto riguarda gli allenamenti in questi giorni? Ma ci stiamo preparando fondamentalmente sugli schemi e il lavoro di sempre, insomma, il mister veramente sta facendo un grande lavoro per tenerci tranquilli. Carlo Labella, pivot del Venafro Calcio 5, allora come ci prepariamo a questo derby? Siamo pronti, stiamo preparando questa settimana a questo derby per cercare di portare a casa la vittoria, quindi aumentare il gap in classifica. Sei molto aggressivo in campo, un po' di meno per l'intervista, per quale motivo? Mi piace parlare di più sul campo e non nelle interviste perché appunto non mi piace mettermi di più in mostra giocando a calcio e quindi non nel parlare, diciamo, con i giornalisti. Per quanto concerne invece il massimo campionato che andrete ad affrontare, speriamo, con la Coppa Italia, visto che ci sono anche dei ricorsi. Noi innanzitutto pensiamo prima al derby, perché è la partita che viene prima della Coppa Italia, poi quando avremo vinto il derby cercheremo di portare a casa anche la vittoria contro la sfidante in Coppa Italia, che in questo momento ancora non sappiamo quale sia. Quindi questo è il secondo anno in Serie B per te, un'ottima esperienza. Sì, sono molto soddisfatto. L'anno scorso ho iniziato per la prima volta questa esperienza nel futsal nazionale e quest'anno appunto, avendo la passione per questo sport, sto continuando, avendo anche dei buoni risultati sul campo. Misernini, coach in seconda del Venafro Calcio A5, ci prepariamo al derby di sabato prossimo con l'Isernia. Come sta andando la squadra in questo momento? Ci siamo, il quintetto base è fortissimo. Il quintetto base lo decideremo in questa settimana, vedendo come andranno gli allenamenti. Lo stiamo preparando nel migliore dei modi, come è giusto che sia, ma perché è una partita importante, così come affrontiamo tutte le partite i sabati, quindi indipendentemente dal derby, anche se è una partita speciale ed è inutile nascondersi, però la stiamo preparando così come siamo abituati a fare tutte le settimane. Pensava di giungere a un risultato come questo per quanto riguarda il campionato e anche poi, diciamo, per la Coppa Italia? Era l'obiettivo della società sicuramente arrivare tra le prime quattro per partecipare ai triangolari per accedere alla Final Eight. Ci abbiamo creduto e quindi è giusto che questo risultato ha premiato i sacrifici che sono stati fatti nel tempo, quindi va bene così. Edmondo Di Mambro, la dirigenza anche del Venafro Calcio A5 è soddisfatta per quanto riguarda questo campionato, vi aspetta il derby, poi anche la Coppa Italia. Sì, noi siamo contentissimi del campionato che abbiamo disputato. Ne parlavo poco fa con il presidente e con la dirigenza, che i progetti della nostra società risponde proprio a come si è comportata la squadra, come è andato il campionato. Abbiamo fatto un bellissimo campionato, perlomeno l'andata è stato molto positivo. Per quanto riguarda il derby, andremo a affrontare una grande squadra, una bella squadra. Isernia è una squadra che combatte, abbastanza equilibrata, molto, molto decisa come squadra. Ci auguriamo che riusciamo a fare risultato con Isernia, anche perché vogliamo continuare la serie positiva che stiamo facendo dell'andata, quindi ci auguriamo che anche il ritorno sia così. Allora, la dirigenza si era prefissata un campionato a questo livello, potrete anche, diciamo, adesso siete in quarta posizione, potete anche giungere alla seconda o alla terza magari. Sì, abbiamo tutte le carte in regola per farlo, può darsi che riusciamo a fare questi risultati positivi, quindi speriamo bene che riusciamo a fare qualcosa.